Benissimo, consiglio a tutti, invece di spendere 20 euro al di sotto dei 2 kg con raccomandata, fra l'altro più sicura, però chi vuole rischiare con 3,60 euro circa si può fare come faccio io solitamente, sempre a mio rischio, spendendo solo 3,60 euro e mettendo ciò che voglio, eseguendo la posta prioritaria, un pacco come questo qui che costa 20 centesimi, una busta del genere, che posso riempire a mio piacimento fino al raggiungimento di un massimo 900 mm in tutto, tra lo spessore, la larghezza e la lunghezza. Quindi, come vedete, c'è l'emittente, si scrive come una normale lettera, e io sto riempendo al mio figlio, al nostro adottato, un po' di giochi. Questo mi l'ha dato Ruben, privandosene lui, del minimo che poteva fare. Matite, colori, penne, un braccialetto preso a Međugorje e un bel po' di roba, cose che il bambino si potrà divertire. Faremo questo tentativo e appunto vedremo come va, se va a buon fine o meno, se tutta questa roba mi sarà inviata una fotografia che lui l'ha ricevuta e se funziona lo suggerisco a tutti voi, in quanto potrete evitare la grossa spesa di 20 euro. Grazie e impegniamoci, non arrendiamoci, anche perché il 26 di questo mese Narendra fa il compleanno, compie